Amici appassionati del calcio giovanile, un buon pomeriggio dal Totti Sporting Club, ancora con il Beppe Viola Junior. Scendono in campo per il girone F Ezio Sella Academy e Champions Club Soccer. Di gara Fischio che arriva in questo istante, primo possesso della partita per il Champions Club Soccer. Adesso andiamo a vedere anche lentamente lo schieramento. Partiamo da Natale in porta per i rossoneri, anche con colorazione in bianco, qui subito allontanato un pallone, rimessa laterale. Uno che non è riuscito a calciare. C'è comunque il corner per il Champions Club. Superati 7 minuti di partita. Palla verso Boveri, colpisce di testa Rullo, finta la conclusione, poi palla che rimane lì, Boveri col sinistro! Si sblocca la partita dopo 7 minuti e 20 secondi, la firma è di Boveri, palla che è rimasta lì, non l'ha colpita nessuno, alla fine è arrivato il 10. 1-2 Boveri, Rullo, poi controllo sbagliato, poi ci allontana, frena in anticipo. De Vivo prova a sprintare, De Vivo, accelerazione devastante di De Vivo con la suola, De Vivo, e poi deve solo appoggiare con il mancino. Questo è un gol bellissimo di De Vivo. È 1-1 dopo 10 minuti nel primo tempo, tutto suo. Davide De Vivo firma il gol del pareggio. Quando siamo al decimo, due che si chiude, ancora De Vivo a lanciarsi, ancora De Vivo, ancora a saltare, un'altra volta Sabato, due gol in rapida successione per il numero 11, capitano dell'Ezio Sella, fa tutto lui, punteggio ribaltato nel giro di un minuto e mezzo, altro grandissimo gol, va sul mancino e poi torna indietro da Paic. Bello il pallone centrale qui per la conclusione di Andreula che va con la mancino e spiazza completamente Sabato che rimane immobile. Fa 3-1 per Ezio Sella, bravissimo qui a costruirsi una conclusione, è andato con la mancino in diagonale, ha fatto 3-1 al 17esimo. Poi De Vivo sprinta ancora, difende con il fisico, uno contro uno con Boveri. Vince il rimpallo ancora De Vivo, poi apertura per Duani che calcia in qualche modo e poi l'ultimo tocco forse di Boveri. Comunque attribuiamo il gol a Duani. Intanto ha preso un colpo un giocatore del Champions Club, anzi scusate del Ezio Sella, comunque 4-1. Rimessa Ezio Sella. Qui conclusione da fuori, bravissimo qui Sabato, poi De Vivo con il destro sulla ribattuta, fa 5-1, tripletta personale per il numero 11 e capitano dell'Ezio Sella Academy. Punizione dunque con Boveri che calcia verso la porta, Boveri qui ci mette la manona, Carriero sull'out di destra, bello il pallone centrale per Damiano di prima per il taglio di Teodori. Frenda il lancio, bello il colpo con il tacco, alla fine la deviazione, è tutto buono con Teodori che ha toccato sul tiro cross da parte di Marucci. 5-2. Accorcia le distanze dunque il Champions Club. C'è ancora Ezio Sella con la conclusione qui di De Vivo, un gol meraviglioso, quella del numero 11 che fa poker personale e riparta subito a 4, un gol di distanza fra le due squadre. Arbitrale dopo il rinvio dell'estremo difensore dell'Ezio Sella, quindi mette in moto dal maestro De Vivo, 1-2 che si chiude. Ancora dal maestro, qui lottano. Poi in qualche modo provata a calciare
Teodori, basta così, per il direttore di gara vince Lazio Cell Academy contro il Certo Scrap Soccer 6-2.